sta beccato col sorcio in bocca, eh? Sai che stamattina devo proprio fare un bel regaletto, andiamo. Non sono normale. Andiamo? Ma fai cazzo tua. Io per strada non corro, c'ho paura. Perché io corro per strada? No, no. Ah, beh. Tech di Coins, ciccio. È magia, è magia. Bentornati amici di ODP, Officina del Pilota. Questo video lo avete aspettato tanto, ma mai quanto me. C'è un differenziale autobloccante Quaife, c'è una competition clutch, c'è un assetto tarato su bilancio, ci sono i power flex e c'è Carlo Zampa di Pupazzo R. La zampata di Carlo, che ha pensato bene di rivoluzionare totalmente la mia mini. Bravissimo preparatore, JDM and Swap Specialist, vi lascio tutto qui sotto. A Roma in molti già li conoscono, chi non li conosce ne apprezzerà sicuramente la qualità e la simpatia. Nel video non saltare, ti faccio vedere tutto dalla A alla Z, sono sicuro che ti rimarrà molto utile. Quindi cosa facciamo? Cominciamo! Metti le cuffie, mettiti sul divano, lasciami un like e un commento e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e buona visione. Metti la cinta, eh? Sì. Ti porto da un mio caro amico dove ho lasciato in prestito, chiamiamolo, un motore che tu forse dovresti conoscere bene. Ah, quando ti farò vedere cos'è, vedi come salti di gioia. Guarda un po', una bella frizioncina da corsa per la mini. Visto che ho sentito che la tua strappava, sta arrivando. Ora andiamo, la controlliamo, la spurciamo. E Carletto ti monterà questa bella frizione e tu sarai bello, libero e felice di andare a sgommare come un criminale. E dai, dammi una spurciata che magari al buon Matteo gli svoltiamo la giornata. Sei mastro da lì, che amico. Eccolo. Guarda qua. Un po' qua. Eh sì, noi ci proviamo. Nonostante sia fermo, comunque non fa nemmeno grandi rumori. Beh, questa non me l'aspettavo. Grande Carlo, grande. Frizione volumetrico, sei contento? Sì, al di là di tutto, de cuore, avendoceli là, io l'ho dati a sta amico che poi non l'ha montati. E perché non montarli a te e dargli nuova vita? Ora questa è nuova, ora fatta se no 2000 km. Ma smonta, pulisco. Voi vedete com'è dentro? Non apre bene la placca. Io quasi quasi farei di fa Fiorentini, queste nuove, le mettiamo sotto. Vedi? E no, no, guarda, c'è ancora. Si vede ancora l'etichettina, è stata soltanto ferma. Ce lo portiamo da un esperto delle frizioni, le facciamo sostituire una bella sabbiatina, una pulitina, una verniciatina a tutto. E al bacio, come si dice a Roma, gratis! È svoltato. Abbiamo rettificato il piatto dello spingidisco che era consumato e poi stiamo cambiando le placche. Rettificato, ovviamente ci rimane un po' perché sennò si andava troppo giù con lo spessore. Ecco qua. Funzionerà bene? Funziona. Benissimo. Ciao. Posso chiedere a te? Guarda, sta mettendo una pelata, per cui c'è poco di scarino. È tutto paro questo, no? In gergo una pelatina. Che bello qua, madonna! Che ci vuole fare? Ripresa? Magari, non la fa fare. Calcola che certifica, so tanti anni di esperienza, a me mi hanno sistemato già svariati motori Honda, so persone in gamba che sanno davvero lavorare. E oltretutto, visto che siamo venuti a rompere le palle fuori orario, non c'è problema. È stato tanto caruccio da farci entrare lo stesso, quindi grazie. Più che altro per te, Matteo. Guarda che bello. Guarda il tornio, che bello. Un volano abbastanza ovalizzato, presentava delle grane molto accentuate e di conseguenza è stato fatto un piano con mola di grana morbida. Prima con una passata di utensile, poi è stata passata la mola, in senso sempre obliquo, perché deve avere almeno 2 gradi di differenza tra l'interno e l'esterno per far sì che la frizione non strappi, e a quanto pare è venuto un ottimo lavoro. Piccoli di pecora, grandi di pecora e fegato. Ok. È guerra. Io parto col fegato perché così senza sapere leggere e scrivere. Trappoli in bocca. All'acqua. Madonna. Quando ti senti in un'altra dimensione, ti giuro, mi fa un effetto così strano. Però mi crea un mondo a parte, quindi quando sto là mi sento tutt'uno con
con la Civic. Com'è l'estensione del corpo? Quando si piega, quando va in torsione, quando va in appoggio, quando la devi far scivolare, quando la devi far scorrere. Sono tutte sensazioni che provi. Infatti poi amo avere il sedile con la seduta molto bassa e stare molto in basso. Sei guida col culo? Sì, assolutamente sì, è vero. È vero, va guidata col culo, bisogna sentirla la macchina. Quindi è... Dentro sta station ce n'entra di roba. Siamo tornati all'ovile. Di nuovo su, sarà la centesima volta da quando l'ho comprata. Ma perché te voglio bene, guarda, ecco perché te vizio, anzi. Ti vizio. Tac, tac, tac. Stacco il fato di iniezione. Stacco il collettore d'aspirazione. Che regge il tubo dell'acqua sul collettore d'aspirazione. Finger in the ass. Tac. Guarda che bello. Voilà. Apriamo. Il tappo. Oh Matteo, porta il tappo, il mio simile. Guarda l'acqua come cola. Tac, tac, tac. Sai come fa una donna a diventare uomo in pochi secondi, come si dice a Roma, si dicono da bambini queste cose? Si butta al secondo piano e si rialza col cazzo. Tac! Emozione pompa. Tac. Voilà! Il cucciolo è smontato. Nonostante sia stato riavvicinato circa un anno fa, molti di voi hanno seguito i video, ha ricominciato a fare un rumoraccio. 300-366, 300-366. Quindi it's the same. C'è gioco? Un pochino sì. Guarda, e non so perché intanto si avverte perché è pochissimo, siamo anche qua. Però si sente, guarda, il rischio del mio dito, guarda. Sì, lo sento, lo sento. Cosa che... Non c'è qui. Non c'è qua. Buonasera! Buonasera! Oh, non sapevo che avessi tutte queste risorse all'interno dell'officina. Eh beh. Quindi l'olio era pulito, soltanto che è stato fermo... Too much! È proprio il caso di cambiare l'olio, perché sennò se rimettiamo in mutande il sozzo dopo la doccia non mi va il caso. Posso dire your boyfriend, tuo marito? Ha deciso... Futuro marito. Futuro. Ammazza che sveglia il telegramma. Fammi vedere. Grande, bravo. Mi viene quasi da dire... Vieni. È del tipo? È del tipo. Andiamo? Andiamo? Andiamo. Andiamo. Urca. Acci per baccolina. Per dindirindina. Anzi no, era per dincibacco. Te l'ho già messo sul banco. In che senso? Wow. Che cos'è? Cucù. E che c'è qua sopra? La scatola fa schifo, bisogna dire la verità. Cioè la scatola potevamo far carina. Ci sono pure i cuscinetti. Ta-na-na-na-na-na. Esatto, ci vuole quella canzone. Pesa un colpo, eh. E vabbè, vedrai che tutto quello che guadagni di peso o che perdi lo andrà a prendere in grip. Ma non ti senti? Mi sento non che, ti senti un po' eccitato? Slitta blocca. Curva go-go. Staccate senza mai un fine. Le vedi i vidi secondi, guarda, vedi, con questa vedi la curva perfetta, guarda. Addirittura i secondi, no i decimi. No, i secondi. Bada. Bada, dai. Questo non lavora bene bene, è bagame spula.
Nonostante i chilometri ancora si presenta abbastanza bene. La parte organica è secca, ma il problema è che poi quando è secca tende a scaldarsi più facilmente, e visto che hai sicuramente più potenza e più grip, visto che c'hai l'assettino, le gomme buone e quant'altro, sì, questa avrebbe sofferto prima di subito. Come puoi vedere, dati i chilometri, il parolio è da cambiare. Questo è il volano Competition Clutch e pesa 6,20 kg. E ci dà 12,25 kg. La Competition Clutch pesa la metà. Questa è l'originale completa, ok? E pesa la bellezza di 16,95 kg. Pesiamo la Competition Clutch. Pesa 11,15 kg. 16,95 contro 11,15. Il peso nella Competition Clutch è stato ridotto molto nelle parti esterne periferiche, dove la massa volanica ha più effetto. Sicuramente in uscita di curva con volano più leggero avremo una protezione maggiore in uscita di curva. E per te che ti piace forse andare in prima, seconda e terza, che sarai sgommino, vedrai che sgommerai più facilmente e ti divertirai di più. Come la vedi se opportunamente, chiudendo tutti i buchetti, i passaggi importanti, prendo la lancia, ti do una sgrassata e diamo una bella lavata al vano, al motore frontale, visto che non c'è sta. Una bomba. Sai com'è bello poi tutto bello sgrassato e pulito, che figurino? Godo come un riccio. Perché i ricci godono? Io godo più del maialino. Sai che i maiali per gli acula ci mettono poco, ma riescono a godere fino a 7-8 minuti. Dammela tre. Come c'è una, dammela tre. Guarda com'è sto cambio così pulito. Pulito. Bello. Ci piace. Allora, questo è il nuovo cuscinetto, perché con la frizione nuova il cuscinetto è nuovo. Questo era il vecchio, guarda il modello. A me piace questo, che tendenzialmente è rinforzato e un po' più solido. Quindi è arrivato il nuovo paraolio. Dimmi un po' come te paro. Para del culo che arriva il giaguaro. Olè, ne la posso fa punto it. 9 kg. Ti piace? Sì. Ti ho messo la cuffietta nuova del... sulla scatola sterzo, perché quella guida era bella strappata e te l'ho sistemata. Perché lo fai? Perché? Perché mi piace. Adesso io e lo scienziato pazzo, che sono sempre io, prenderemo, Carlo ed io, prenderemo il cambio, lo metteremo sul banco, lo smonteremo, lo apriremo, te lo seziono tutto e per dispetto te ci smonto un bel autobloccante Torsen. Guarda che bello il differenziale originale libero. Oh. Eccolo qua. Smonto la coroncina. Bello. Lo sai che sto cambio non è stato mai aperto? Ancora il frenafiletti di serie. Non c'è un segno e ti dico che internamente, a colpo d'occhio, vedendolo così, sembra veramente star bene. Non c'è nemmeno sulla calamita, non c'è molto segno di usura. Poco quindi... residuo di ferro, quindi di cambi marcia sbagliate, di grattate o meno, quindi è una bella cosa. Comunque estraggo per sfizio, ovviamente sfilo anche primario e secondario e ti controllo scorrevoli, sincronizzatori, boccole, boccolette, boccolotti, un po' di tutto. Vedi, il discorso dello sfizio di Carlo equivale a dire esperienza, e qua non ti sto a leccare il culo. No, non ti sto a leccare il culo, perché per sfizio vuol dire tanto lavoro, però è proprio lì che poi si fa lo step, quello che hai fatto te. È presente tipo Fast and Furious, se non facevano Hey Lance, un olio al 30 o al 50? No, al 30 penso che vada bene. Che schifo. La mia passione per i cambi. Guarda, c'è un articolo, penso che sia nel 2005 quello, 2004, e già amavo aprire i cambi, perché il cambio specialmente è una cosa per chi ama fare pista e è un qualcosa da sfruttare molto molto importante, che tanti sottovalutano e penso soltanto
ad aumentare potenza. Per me è un organo fondamentale, come è fondamentale avere un'auto bloccante, è il modo in cui in realtà si trasmette poi ovviamente la trazione. Quindi ti ripeto, avere tanti cavalli e non poterli mettere a terra per me è una cosa veramente veramente banale, è una cosa che mi fa incazzare, sono sincero. Certo. Ah, non collabora? Guarda, moto, specialmente per le auto più costose, quello viene fatto già di serie, ma trasformare, diciamo, delle utilitarie sportive, quindi dei vecchi segmenti C, tipo degli anni 90, possono diventare delle piccole bombe. Quindi anche con poco, per chi non ha possibilità, io è per questo che comunque non avendo la possibilità di fare certe cose, mi sono addentrato in fare queste piccole modifiche, non potendo permettermi un qualsiasi supercar, perché non è da tutti, quindi beato chi ce l'ha, tanta stima, però per chi non può permetterlo, comunque può sognare facendo dei piccoli accorgimenti mirati che sono dediti a migliorare sicuramente il mezzo che si è in possesso. Questa è stata la mia filosofia, migliorare la piccola auto per cercare di portarli comunque a livelli alti. Poi ovviamente una supercar rimane una supercar, non bisogna perdere di vista questa cosa, è un'utilitaria sportiva messa giù bene, rimane pur sempre un'utilitaria sportiva. Questo è bello, importante. È più bello passare sopra le orecchie a qualcuno quasi, perché quando c'è la Ferrari quella... Sai, le cose tecnologiche, gli estrattori. Sì, ecco qua. Boom! La soddisfazione è tanta, assolutamente sì, non si può dire di no, perché è molto bello, soddisfacente, perché poi... non si può dire così, sarebbe brutto, perché poi magari non vorrei spiegarmi male. Dillo, dai. Però quando... Posso dire? Dillo. Il problema è che quando tu con una moto di merda rompi il culo a uno con una supercar, godi come un porcellino. Godi come un riccio. Qui chiudo, per chi ancora non te conoscesse, pochi, sì, ma c'è sempre qualcuno che non ci conosce, e che tu parti da un discorso di piacere di guida, tu vuoi andare in pista perché tu sei una persona che ama guidare. Assolutamente sì, l'importante è guidare... nella parte più pura, quindi non soltanto andare sul dritto, anche se a me piace fare tutto, spari, accelerazioni, guidare in qualsiasi modo, qualsiasi auto, qualsiasi mezzo, l'importante è guidare con la testa e soprattutto guidare in pista. Quella è una cosa che amo fare, perché per me è il pane e comunque qualcosa che mi fa continuare a far sognare, anche se ho quasi 45. Sì, ce n'hai bisogno. Ce n'ho bisogno perché fa parte di me, quindi è una cosa che amo fare. Mamma mia, quanto è eccitante quando vedi queste cose nuove. Oh, ma te, ci sono centrato lo buco, sa, alla prima botta. Gendrea, mo ci c'è. Sicuramente ti viene a cercare sotto casa, sicuro. Ho detto guarda quello con la gonna. Questo è buono perché poi si scioglie con tutto l'olio. Guarda, ci taglia l'olio, io gli andiamo via grasso. Assaggiare bene quanto il pezzo completo, in modo che il mille righe scorra bene. Scusa, Carlo in un'altra vita era ginecologo. Vabbè. Com'è la deve andare a barzelletta? Ah. Non puoi capire la scioglievolezza come... Ragazzi, che ansia ricordarsi tutto. Com'è senza olio? Molto ruvido. Allora Matteo, abbiamo preso le candele nuove, sempre in gradazione 8, visto che comunque mappetta, cazzi e mazzi. Rimettiamo l'iridium sempre con gradazione 8 anziché 7 e mo montiamo le candele e poi le andiamo a provare, facciamo una bella sgommata. Sì, ma pure cosa non entra. Non c'è il pomello! Abbiamo perso il pomello! Aspetta.
Va bene, finiamo senza pomello. Mamma mia che giocattolo. Dio che bella. Sono contento che ti piaccia. Sei pronto? No. Pronto? No, frate. No, aspetta. Sada, punto di corda giù. Scorri amore, vai! Pronti? Manco 170 indicati. È un bijou. Con l'autobloccante la macchina ha guadagnato veramente tanto. In scorrevolezza è veramente, veramente... Posso usare il termine sburracchiosa? Sì. È godibile, come direbbero ogni ragazzo che gli piace. È una sburrata. È stupenda. L'unico neon forse... Non neo. L'unico neon forse è l'altezza del posteriore che la rivedrei. Però la macchina è fantastica. Alzeresti o abbasseresti? Forse alzerei un pelo e vedendo per farla inserire un po' più forte, ma per strada è ottima. Però la macchina è fantastica, devo dire ragazzi, è veramente qualcosa di eccellente. Per chi ama la Mini sa di cosa parliamo. Per chi non ama la Mini, giustamente non può sapere la bellezza, la godibilità di questo telaio. E per gli amanti puristi della volumetrica, devo dire che è qualcosa di veramente fantastico, senza niente togliere ai turbo gli altri. Cioè, questa erogazione è comunque particolare. Sì, no? Molto progressiva. Quindi la cosa bella è proprio la progressione della macchina, mai un vuoto, mai un punto, cioè qualcosa che la blocchi. Amici miei, eccomi di nuovo in Officina del Pilota. Intanto grazie per essere arrivati fino a qua, grazie a Carlo di Pupazzo R per aver fatto un lavoro eccezionale. Ma la cosa che mi preme dire, raccontare, è che questa Mini è cambiata quanto? Cambiata tanto, ma soprattutto come è cambiata? Cosa succede grazie alla frizione da corsa e il differenziale autobloccante? Ci vuole un video completo per farvi godere, ma soprattutto per raccontarvi cosa sento guidando una macchina che ora ha senso. È un po' sporca, lo ammetto. Cioè, tu l'hai mai vista la mia Mini così? No, infatti... Nel prossimo video non ci sarà solo il test drive, ci sarà un mega lavaggio, ma ci sarà una cosa molto molto interessante che vi avevo promesso di fare e farò, cioè l'assetto fatto sulle bilance da Luigi Ciardullo, con te a bordo. Quindi bilanci completamente tutto il peso della macchina. Ecco, questo video è interessantissimo, quindi rimani incollato anche per la prossima puntata. E poi la vedremo su strada e ti racconterò cosa si prova a guidare con una frizione del genere, con il differenziale autobloccante, che io comunque ho già guidato e ti dico che... Oddio! È una macchina che già andava forte e adesso è... Puoi sfruttare totalmente la velocità e la dinamica di guida a questo telaio. Ma il progetto Mini non è finito, infatti iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, perché nelle prossime puntate, quindi credo a marzo, vedremo un albero a cam racing e anche una centralina. Insomma, si arriverà a un livello tanto tanto alto. Io sono emozionato, vi ringrazio tanto, vi ho già detto di iscrivervi, sì, lasciatemi like se vi è piaciuto, ma andate per favore a seguire Pupazzo R sui profili che vi ho lasciato a inizio video, i suoi profili Instagram, perché se lo merita veramente tanto e mi fareste un regalo grande anche a me. Noi ci vediamo nella prossima puntata, ciao a tutti.